Si cade su una nuvola. Bello. Vai e parte pure Fabrizio piano piano. Vai Fabrizio, partite tutte e due. Allora, io vado a occhio qui perché non si vede niente. Non si vede niente. Tanto però se apro il mirino si vede. Aspetta, va. Andiamo, Anna, vai. Aspetta, aspetta. Giovine. Aremo un orso del... Ma questo è proprio da cottura trekking. ma quello sembra un orso del... Certo di preso, manco forco 15 sotto un orso dell'Appennino, sta tutto se butta scala... con la testa sotto le buche sulla neve, bro. Hai fatto proprio le buche là. Fatti, esatto. Si è imparato. Meglio che già. Sembrava quello che ho detto, questo forse scavicolo, ma quello guarda là, quello sembra che c'è nato per quei cini. Era meglio che ciaspoli. Comunque, allora, è come diceva, una bella bello, scena. Bello, bellissima. Riprende, andiamo giù, va. Dai, andate, va. Vai. Via. Via tutti. Non è concessa un'intervista. Come è andata? Mi avete stancato. Ammazzato no ancora, però sono Muovi il bello. Vai, vai. No, mi devo soffiare il naso, scusate. Ah. Bella sciata per voi, sai che sarebbe pure con la neve fresca? Il Monte Morrone, il Monte Mileto, da basso San Leonardo. Ah. Più corta di questo però, eh? Perché fa che sembrerebbe alto. È un po' più corta di qua.
venì domani già era peggio. Allora, infatti contento, bella sciata. Bella sciata, la valle. La valle, come ha detto? La valle di Ciaccariello, come ti avevo già predetto, che era, ci divertivamo, è vero, è successo. È successo, siamo neve divertiti. Stupenda. Ci siamo divertiti. Ma bisogna sentire gli altri che ne pensano. Ma gli altri, appunto, adesso mi... facciamo le interviste a caldo. Che è successo? Non lo so, un colpo. Un colpo della strega? Un colpo dello stregone. No. Uno stregone là. Ma quando? In discesa mentre scendevi? Soprattutto, sì. Aia. Un po' leggeri. In genere. Che vuoi dire? Proprio... Che vuoi dire? Stavolta ti sei comprato gli scarpe, anche se sono acconciati un po' male, no? Perché? Stavolta l'hai comprato un po' leggeri rispetto agli altri. Eh. Sei passato da quattro tipi di scarponi, tutti pesantissimi. Me l'ha pesati. Perché là sul sito ci mette delle foto un po' più. Certo. Invece là ci metti proprio complete, ci stanno parecchie cose te. Ci stanno per esempio quelle di Arnaldo, quelle degli amici, ci stanno pure quelle di Giulia che è andato sopra a Alpe Maia. La fotografia del rifugio non c'è, no? Del rifugio ci stanno, anche del rifugio. Ci sta la vecchia, il rifugio la vecchia, poi io dentro. Io no però. Tu non ci stai là? In quella sei un cane d'amico. In quell'occasione non ci stai. Vai su Google, va bene, ci scrivi Zarella Remo, sì. Vedrai che ti porta al mio sito, che tu vai a vedere tutto, ci sta anche Ezio, l'amico mio Ezio, ci sta tutti, ci sta chiunque, ci sta là, tutti amici. Beh, caro Remo, ovviamente il nostro giudizio è sempre un giudizio di parte, perché noi siamo amici, anche se fosse una sciatina, un'escursione così, ti diremmo grazie Remo, sei un amico. Invece chiediamolo a Martina, che è una persona esterna, e dice, vediamo se dice magari, ah Remando, cacchio, ci hai portato. Andiamo a chiedere. Splendida gita. Ha fatto un buon lavoro Remo. Ha fatto un ottimo lavoro. Beh, io non c'entro niente, semmai ha fatto la natura. No, ma c'era questa ipotesi di andare su e giù per rifugetti, valli e vallette. Quello e bisogna invece farlo magari più in là. Ecco, diciamo. Invece questa è ottima discesa. Allora, era 3-4-0, no? 6-7? 1-1. B-B-B-B-B-B-9-4. Dalle 5 era tutto pieno. Sì. Grazie Remo. Beh. Devo rifare? No, va bene. E basta. Giulio, che dice? Una bellissima discesa, la neve era fantastica, sicuramente è migliore di quella dell'altra valle accanto, abbiamo fatto qualche anno fa, l'anno scorso, sì, anni fa. Sì, è meglio, molto meglio, è più sciabile. Più sciabile questo, insomma. Grande Remo. Più. Grande Remo. Io ringrazieremo. Sì, mo, ringrazieremo. Ringrazieremo Remo. Sì. Vabbè, giornata stupenda, però così sembra che è fatta apposta. Diciamo, qualcosa che è andato male. Siamo passati alla pubblicità. No, tutto bello, bella giornata, bel posto, bella sciata, buona esperienza, buona compagnia. Soprattutto buona compagnia. Ah, oh, bene. Anche soprattutto sentiamo pure l'infortunato, diciamo. No. Ottima compagnia, soprattutto Remo era una sicurezza, già si sapeva che avrebbe scelto il posto migliore. Beh, ci sei andato a tutti questi elogi. Grazie, io non posso, non ho altre parole. Allora, saluti a tutti. Ciao. Salutate, ciao. Ciao Remo. Ciao, alla prossima. Alla prossima, ciao. I baci. Ciao. Baciatevi. Ciao. Come va questa schiena? Non fai sapere. Meglio. Se non capito, se faccio questo. Grazie, amico.